4 in erba, ciao a tutti. Oggi siamo in un ambiente diverso dal solito. Siamo insieme a Federica, ciao a tutti. E siamo al Gattaccio. Perché siamo qui? Perché abbiamo pensato insieme agli amici del Gattaccio, che sono un'eccellenza di Rosolina Mare, attività nel Parco Delta del Po, quindi paste, colazioni, sì, esatto, e panettoni. Quindi oggi siamo qui perché abbiamo pensato insieme a Gattaccio di creare un panettone utilizzando le capacità di Federica nella panificazione, esatto, insieme al miele della fattoria del Verdemondo. Quindi oggi cosa andremo a fare? Andremo a preparare un panettone con un ingrediente segreto che è il miele del Verdemondo. Quindi Federica, raccontaci un po' che cosa prepariamo per i nostri clienti. Allora, abbiamo pensato di realizzare insieme, visto le ricorrenze natalizie, una veneziana, quindi un impasto simile al panettone, sempre lievitato con due impasti, che andremo a vedere insieme la realizzazione a partire dal secondo impasto. Il primo l'ho realizzato ieri sera e utilizzeremo per l'appunto il nostro ingrediente segreto, che è questo fantastico miele. Quindi per Natale panettone, sì, del Gattaccio con l'ingrediente segreto, esatto, del Verdemondo per tutti voi. Quindi adesso, sì, andiamo ad impastare. Sì. Ci vediamo alla fine del procedimento, così vediamo e assaggeremo, esatto, assaggeremo per i nostri clienti in anteprima. Ci sacrifichiamo. Ok, quindi bene, andiamo ad impastare e ci vediamo dopo. Questo è il primo impasto del panettone, impastato ieri sera con 3 giri di lievito madre. Adesso l'ho fatto puntare per 12 ore e lo rimettiamo in macchina e andiamo a creare il secondo impasto. Aggiungo la rimanente farina e uova e tuorli. Adesso lo rinfreschiamo e lo facciamo impastare un quarto d'ora. Okay. Dopo andiamo ad aggiungere tutto il resto, quindi zucchero, la massa aromatica col miele. Allora, adesso stiamo impastando il panettone con l'aggiunta di farina e di una massa grassa, che sono i tuorli e le uova. Andiamo a ricreare la maglia glutinica in modo che dopo si possa andare ad inserire lo zucchero, il miele, i vari inserti nel caso in cui si volesse alla fine e il burro. E dopo si fa puntare un'altra mezz'oretta, poi si formano i panettoni, si fanno lievitare e si cuociono il tutto in 6-8 ore all'incirca, quindi oggi pomeriggio cucinerò. Basta. È la parte più bella questa, che lo vedi che si riforma, bellissimo, troppo sì, sarà un chilo di liscio e omogeneo. Adesso creiamo la pasta aromatica, quindi è un'emulsione di burro, andiamo ad aggiungere gli aromi che saranno arancia, limone, vaniglia e ovviamente il nostro miele, che è il re dell'emulsione. Quindi vado a grattare la scorza. Nel mentre aggiungiamo anche un po' di zucchero e lo facciamo assorbire un po' alla volta. Aggiungiamo il limone. Allora, da questa mandata qua, visto che sono veneziane, dovrebbero uscirne 17-18 circa, tanto che sono da 800 grammi. Però aspetta che aggiungo vaniglia. Pronto.
ricetta. Il secondo impasto, andiamo a smacchinarlo. Abbiamo appena controllato che la maglia glutinica sia perfetta e va molto bene, e quindi adesso verso in massa da due piedi e facciamo riposare mezz'oretta, e poi si può spezzare e firmare. Eccoci qua, i nostri panettoni hanno lievitato, siamo lievitati anche noi, infatti c'è Alessandra, mia moglie, e Silvana, proprietaria del Gattaccio. Come promesso, i panettoni sono pronti. Federica, raccontaci un po' come siamo arrivati qua. Allora, ieri abbiamo atteso che i panettoni lievitassero, sono stati cotti dopo circa 6 ore. Glassati, e abbiamo aspettato che raffreddassero a testa in giù, e ora sono pronti per essere mangiati e noi siamo pronti per assaggiarli. Ok, e Alessandra, i nostri clienti come possono? I nostri clienti potranno prenotare questo buonissimo panettone al miele o scrivendoci un messaggio al 339 13 98 219 o direttamente nel nostro sito o tramite email. Quindi adesso lo assaggiamo. Assolutamente. Procedi. Aspetta, però chi passa per Rosolina Mare può degustare questo panettone dove? Al Gattaccio, in piazza San Giorgio 15, a Rosolina Mare. Bene, allora noi intanto procediamo all'assaggio. Mi raccomando, prenotate il vostro panettone al miele entro il 15 di dicembre, così potrete gustarlo con la vostra famiglia il giorno di Natale. Allora, ciao a tutti e buon Natale a tutti, insomma, un po' in anticipo. Buonissimo. Molto buono.